Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo episodio di Silent Hill 2 da parte dell'angolo del rosso nero. Allora, riprendiamo da dove siamo lasciati. Avevamo finito la prima parte del labirinto, avevamo fatto tutto quello che potevamo fare e avevamo trovato l'accendino per poi andare a bruciare quella corda lì. È stata dura, è stato durissimo l'ultimo episodio perché comunque giustamente non si chiamerebbe labirinto e dobbiamo andare a bruciare quella corda lì con la gabbia sospesa e niente, andiamo avanti poi ragazzi. Niente, mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi, mi raccomando e addobbatevi per vivere un'esperienza horror cuffie a palla e luci spente, mi raccomando. Andiamo. Cioè, tutto questo solo per aprirci un varco di sotto? Fammi capire. Buono. Autosalvataggio, ok. Fatemi soltanto vedere un secondo come siamo messi come medicinali, ragazzi. Due siringhe e sette bevande. Buono, buono. Invece come armi, allora, la pistola, due proiettili, il pompa, uno. Buono. Carabina, quattro. Va bene. E niente, ragazzi, non possiamo fare altro. James? Mi si era inchiodato James per un attimo. No, c'è qualcosa che non va? Ok. Salta. Che dobbiamo fare? Sta sempre qua, James, non è che. Purtroppo. Abbiamo rincontrato Maria, viva e vegeta. E però ci ha parlato di un albergo, di una videocassetta, ragazzi. Quindi vediamo che cosa può succedere. Ma nel frattempo avevamo già James ferito, poi dopo il suo salto, figuriamoci. Allora. Ok, benissimo. Ah, ok, siamo ritornati qua, ragazzi. Siamo ritornati qua e avevamo fatto il cubo, se vi ricordate, e ci eravamo creati una strada. Adesso ce ne creiamo un'altra. Vediamo se le schifezze ci sono sempre lì, ma penso di sì, ok. E niente ragazzi, bisogna rigirare il cubo e affrontare probabilmente un'altra parte di labirinto. Allora. Ok ragazzi. Sì. Addentriamoci di nuovo, ragazzi. Aspetta un secondo che controllo un attimo se c'è qualcosa nascosto. Qua sotto. Ok. No, direi che non ci sta niente. Ok. Perfetto, ragazzi, dai. Ah, però. Ah no, tipo, ok. E giustamente mappe non me ne fa mettere, ovvio. Allora. Questa è chiusa. Questa è chiusa. Ok. Mappa area desolata. Eccoci qua, ragazzi. Bene. Con calma, eh? Dai. Figurati. Figurati. Non vedevo l'ora. Ok, ovviamente possiamo arrivarci soltanto passando dall'altra parte. Chiaro, qua c'è un punto di salvataggio. E io, ragazzi, mi direi, c'è stato l'autosalvataggio adesso, quindi non salvo neanche adesso. Allora,
qua abbiamo aperto. Si vedono delle cose dietro di me. Questo? Questo lo sappiamo che cos'è, ragazzi. Questo purtroppo lo sappiamo benissimo che cos'è. Allora, fatemi controllare un attimo la porta, che ovviamente è chiusa, e penso di raggiungere quella porta passando di qua. Ovvio. Ok, direi munizioni per carabina. Ok. Bevanda. E allora, non è la stessa scala di prima perché vedevamo dall'altra parte, quindi aspettate un secondo, ragazzi. Faccio solo una cosa. Niente. E pistola. Ok. Ah no, fucile a pompa. Buono. Vieni qua. Marimortacci, tu e Jenny. Bevi, bevi. James? James? Ok. Me l'aspettavo, ragazzi. Però l'abbiamo raccolta adesso, quindi era nascosta qui, ragazzi, giustamente. Ok, di qua non possiamo passare. Qua abbiamo raccolto i proiettili. Questa è aperta dall'altra parte. E ci ha aperto. Perfetto. Ok. Allora, abbiamo visto che c'era la scala qua. Fatemi andare solo di qua un attimo. Giustamente chiusa, ok. Però non era quella scala che abbiamo visto prima. Evidentemente poi passeremo per arrivare a quella porta là, ragazzi, dall'altra parte della scala. Questo pezzo qua direi che l'abbiamo già fatto. Perché lì si interrompe la mappa a un certo punto? Io sento dei rumori, ragazzi, che non mi piacciono per niente. Allora, sembra un'infermiera comunque. Sembra. Sì, è un'infermiera, ragazzi. Ah, quindi possiamo passare anche qua sotto. Però, no, non possiamo passare perché c'è una cosa lì. Quindi non possiamo passare da qua. Quindi c'è. Ah, probabilmente passeremo da là sopra. Ok, allora, quindi. Rifacciamo la strada che abbiamo fatto adesso e ci riprendiamo quelle scale che scendevano. Ok, che è un labirinto, Gabri, però sono due porte. Ok, perfetto. Ok, qua l'abbiamo ammazzata. Scusate un attimo. Sì, era questa. Perché quei pezzi lì li abbiamo già fatti, giusto? Scusate se riguardo, ragazzi, però per essere più tranquillo. Ok, sì. Questo ovviamente non me lo fai spostare. Perfetto. Scendiamo da qui. Dai, James, con leggiadria spotiveggianza, forza. Ah, qua tra l'altro non mi fa ancora mettere. Non mi fa neanche mettere la mappa, quindi bellissimo. Ah, bene. L'abbiamo presa adesso la mappa. Allora, arriva per forza da qua. Ok. Vedete, ragazzi, che c'è l'altra scala. Ok. È qua, ragazzi, è qua. Allora. Ok, aspettate un secondo. Che si avvicina. Allora, devo capire dov'è. Perfetto. Allora. Ah, bene, c'è una chiave dall'altra parte, ok. Non me lo puoi mettere tutto così in labirinto? Questi nemici? Aspetta che devo capire. Ah, vabbè, ma è quello. Ok. Ah, cosa, che versi sono? Allora.
Cosa cazzo è? Mani mortacci tua. Aspetta un attimo, allora fammi vedere. Allora, visto che lì c'è già l'altra scala. E ho fatto solo sto pezzo qua. Vedere se qua dietro per terra c'è qualcosa. Ma leggermente importanti. Un goccino. L'ho fatta tutta, eh? No, ragazzi, io sento un rumore orrendo, però. Ah, aspettate, che qua c'è una porta. Giustamente chiusa. Ok. Ovvio. Va bene. Niente, ragazzi. Andiamo dalla scala. Ok. Andiamo. E rieccoci qua. Infatti, noi eravamo dall'altra parte, ragazzi. Eravamo di là, noi. Ah, ci sono le gambe, forse. Bastarde. Che si arrampica. Eh sì, no, non senza, forse. Devo capire dove sono, ragazzi. Vorrei ammazzarmela almeno una. E ti sento, bastarda, ti sento. Scendi se hai coraggio, forza. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Ce n'è un'altra però, ragazzi, ce n'è un'altra, la sento. Allora, mi dai un secondo. Vado un attimo a vedere che cosa c'è qui. Ma porco. Ok. Altri per la pistola, buono. Siamo a 12. C'era un'altra, ragazzi. Allora, fatemi vedere a che punto siamo. Cancello con manette. Come cancello con manette? Dov'è sto cancello con manette? Scusate. Scusate ragazzi, abbiate pazienza un attimo. Ah, sì, dove c'era la scala, che scemo. Sì. Ok, allora, quindi possiamo passare anche di qua. Un'altra bevanda, molto buono. Siamo a 9. Ok, qua c'è la scala. James, ma veramente? James, ma sul serio? James, bevi! Ok, hai bevuto. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Allora. Sì, direi che abbiamo fatto tutta questa parte. C'è solo da vedere questo pezzettino qua. Per essere proprio precisi, precisi. Ok, perfetto, ragazzi, abbiamo visto tutto. Fosse tutto così, labirinto, ci metto la firma, ragazzi, va bene, va benissimo. Ok, scendiamo. Allora, dobbiamo raccogliere una chiave, ragazzi, ricordiamocelo, eh. Sì, ma almeno dovrebbe essere qua la chiave. Fammi mettere un attimo piede prima di farmi suonare il tutto. Allora, no, qua, questa X qua è la... Non l'abbiamo per niente vista. No, non l'abbiamo neanche vista neanche adesso. Aspettate ragazzi, scusate, ma devo andare 4-4 perché... No, c'era un altro!
Ok, con calma. Ok. Allora, probabilmente ci stiamo avvicinando dove c'era la chiave, sì. Eccola qua, ok. Ora non oso immaginare che cosa succeda quando prendo la chiave. Perché infatti qua ci apriamo la porta che probabilmente è dall'altra parte. E infatti era dal primo punto in cui siamo arrivati. La prima parte che avevamo fatto. Ok, probabilmente la chiave ci aprirà quella porta lì che poi ci porterà di nuovo dalla scala. Penso, ragazzi, eh? Non lo so. Io ipotizzo tutto. Chiave piccola. Ma dove cazzo è? Aspettate un attimo, va. No, non è questa porta qua. Allora, probabilmente... Allora, devo capire se dobbiamo tornare indietro. Allora, devo capire, dobbiamo tornare indietro. Perché porte chiuse a chiave non ne ho trovate, ragazzi, mi sembra. Quindi, allora, o facciamo un pezzo nuovo. Ah, però qua c'è un'altra scala, ragazzi. Sì, c'è una nuova scala qui. Perché mi sembra che questa non l'abbiamo mai fatta. Quindi mi sa che questa qua è da prendere. O forse è questa, ragazzi. Aspettate un secondo. Aspettate un attimo, eh. Allora, no, qua ci siamo già passati. Non ci sarebbe il nemico morto, ragazzi. Ok, allora, andiamo dall'altra parte. Ragazzi, stavo un attimo riflettendo. Sì, infatti, perché qua era la prima scala che abbiamo fatto, che abbiamo visto la chiave da lì. È vero, è vero, è vero, è vero, è vero. La seconda scala era questa che abbiamo già fatto. Sì, ok, dobbiamo andare nella terza scala che è questa qua, ragazzi. Questa qua in fondo al corridoio. Ok. Allora, ragazzi, non per niente si chiama labirinto, quindi non si chiamerebbe labirinto. Il problema è che adesso sicuramente c'è qualcosa prima di arrivare dalla scala, perché è un pe... Però come ci arrivo, scusate? Ah! No, aspettate, aspettate, aspettate. Perché devo attraversare sta porta? Ma io non ho visto un passaggio. Ok, come non detto. Perfetto. No, ma questa è la scala che abbiamo fatto prima, ragazzi. Ci siamo già passati di qua. Ma sta chiave è piccola, che cazzo apre? Le abbiamo fatte tutte e tre le scale, ragazzi. Aspettate un secondo. Aspettate un secondo, ragazzi. Abbiate pazienza un attimo. Io porte chiuse a chiave, ragazzi, qua non ne abbiamo mai trovate. Quindi, allora. No, via, via, fottitene, via. Allora, qua c'è la scala. Ah, ecco, non l'avevo mai... Ah, ragazzi, non l'avevo mai... Non l'avevo mai... No, ragazzi, devo capire. Che cazzo è sta roba qua? No! Cioè, ragazzi, ci stiamo andando incontro praticamente, sappiatelo. Non l'avevo mai analizzata sta cosa, per quello non sapevo cosa servisse. No, ragazzi, ci stiamo andando incontro.
Io non sono bravo a tirar segno, ma quando si tratta di te, bastarda, divento un campione, ok? Ok. Ok. No, ragazzi, perché non l'avevo mai analizzata la porta con le manette. T'ho visto, bastarda. No, James. Ti ho visto stavolta. Ok. Per sicurezza, ok. Tanto abbiamo capito che possono attraversare le porte. Merda! Vieni scuro, bevi! Via che esplode! Ok. Ok. Ah, questa è la stanza che abbiamo visto prima che... Non abbiamo potuto strisciare perché c'era questo e abbiamo detto ci serve là. Perfetto. Perché tutti i nodi tornano al pettine, ragazzi, quindi. Perfetto. Si dice così, detto, spero. Ok. Allora, molla. James, che problema hai? Ok. Molto bene. Andiamo. Allora, con calma e leggiadria, sportiveggianza, sempre. Allora, carabina. Minchia, ti sei sprecato proprio. Ma basta scendere, ma io non voglio scendere. Non posso spostare questo e passare di qua, no? Va bene. E James, ti sei girato alla Michael Jackson? Ok, non ho capito molto bene. Allora, qua abbiamo aperto. Bene, molto bene, ragazzi. Lì c'è un'altra scala subito lì. Aspetta, eh. No. Ma che cazzo dico? Quella lì è la scala... purtroppo, ragazzi, ci stiamo andando addosso, praticamente. Sappiatelo. Allora, quella lì è la scala che ho fatto adesso. Perché è tutto rosso lì? Bene, mi sa che indietro non possiamo più tornare. Ho questa netta sensazione. E io quando sento le cose, ragazzi... Quando me le sento io... Ah, no, non finisce qua, ok, ok, ok. Dovremmo trovare un trancia qualcosa, penso, allora. Bene, pure l'autosalvataggio, molto bene. Aspettate un secondo. Ragazzi, rieccoci qua di nuovo. Allora, cosa c- No! No! Ma stai scherzando? Ma sei serio? James? James? Io veramente, ragazzi, non... È bello che l'abbiamo visto comunque nei muri, eh? Ah, beh. Ah, foto strana. Bene. Cioè, come dire, guarda, ti faccio salire, prendi quello che vuoi, tanto devi tornare giù. E questa è la spiegazione del gioco, ragazzi. Quindi... you
Vabbè, poi io per... E adesso dove cazzo è? Tra l'altro, ma ha detto anche il mio... E co che cos'è quel... Non so che cosa che trofeo sia. James, se magari apri il muro, ti ringrazio. Perché io lo... mi vibra il joystick e lo sento arrivare. Cioè, io più ansia di così, ragazzi, muoio. Grazie. Cioè, la perfezione proprio. Ok, non so neanche che cosa ho sbloccato lì. Ah, perché non basta quello lì, ci sono anche i nemici qua. Ah, mi mancava l'infermiera, ragazzi. A due sono. No. Bravo, James, qua mi sei piaciuto da morire, bravo. Baby, James, ok. Aspetta un attimo. Ah, erano due le infermiere, l'ho visto adesso. Ok. Ragazzi, quando ci vuole, ci vuole. Devo usare la carabina in questi frangenti qua. Non posso fare niente. Io mi auguro che qualcosa nel cassetto ci sia, ok? Risprecare? Vabbè. 14 la pistola li abbiamo recuperati, dai. Allora, scusate un secondo, ragazzi. Vorrei sapere. Un attimo, scusate, ragazzi. Com'è. Trova la stanza di lui. Ah, è questo il trofeo che ho sbloccato adesso. Trova la stanza di lui. Speravo sfuggi dal labirinto. Così è finito, no? Un cazzo, qua mi mette la siringa. Bene. Altra siringa. Ok. E dovevamo usarlo. Scusate ragazzi, un attimino. Allora, questa era la gabbia sospesa. Cavi. Quindi dobbiamo prendere delle scale, ragazzi, per forza. Ragazzi, è inevitabile. Purtroppo, ragazzi, è inevitabile. Allora, devo capire dove devo andare, però. Allora, i cavi sono vicino alle scale 4. La scala 4 è esattamente lassù. Quindi, che cazzo di giro devo fare? Perché i cavi sono vicino alla scala 4. Però è chiusa quella porta. Quindi ci arriviamo. No, aspettate un attimo. No, è chiuso quel passaggio. Quindi ci arriviamo direttamente dalla scala 5. Sì, dalla scala 5 o 6. E la scala 5 o 6 sono completamente dall'altra parte, ragazzi. Allora, io mi butterei un attimo sulla prima scala lì a sinistra, ragazzi. Aspetta un secondo. Aspettate un attimo. Ah, questo è un punto di salvataggio. Ah, aspettate però. No. Ah, questo era un punto di salvataggio. Questa qua era la prima parte che abbiamo fatto. Allora, abbiate pazienza ragazzi, scusate un secondo.
Devo ritrovarmi un attimo. Avete pazienza. Sicuramente è sbagliata, ragazzi, sta strada, sicuro. Ho fatto il giro al contrario. Ok. No, non andavano usati qua. No, no, no. Scusate un secondo, ragazzi. No, non vorrei che fosse sta parte qua, però. Aspettate. Allora, qua avevamo spostato l'attrezzo qui. Ok. Ma era di sopra o di sotto i cavi? Era di sotto i cavi. Aspettate. Aspettate, forse ci siamo. Sono di sotto i cavi, non sono sopra. Allora, un attimo ragazzi, che forse ci siamo. Devo fare un giro. Allora, aspettate un secondo. Peccato che tanto qua vengo a vedere un secondo se magari esce dalla roba. Niente. Ragazzi, devo andare a trovare sti cavi. Ripeto, non si chiamerebbe labirinto se no, però. Aspettate un attimo, eh. Allora, qua è dove c'era lui. Aspettate un attimo, eh. Allora. Avete pazienza ragazzi, però. Io sto continuando a fare lo stesso giro, ragazzi. Vediamo un attimo dove ci porta sta scala. Ragazzi, devo andare un secondo. Attentativi un attimo. Allora, vediamo dove siamo di sotto qua. Allora. È sbagliato anche questo. Qua è dove abbiamo preso la chiave. La prima scala che abbiamo fatto è stata questa.
Siamo di nuovo qua. Vediamo un secondo, ragazzi, eh. Scendi. Ragazzi, ci vediamo poi. Ci vediamo poi quando riesco a trovare la strada del cancello, ragazzi, che non riesco a trovarla. Dai, ci vediamo da quando trovo il cancello per tagliare i cavi, dai. Ok, ragazzi, riprendiamo da qua. Dovevo semplicemente tornare indietro da dove ho preso i cavi, il tranciacavi. Il problema è che devo rifarmi il corridoio con lui in giro, ragazzi. Tutto lì, basta. Vedete? Sono di nuovo sbucato di qua. Devo farmi tutto il corridoio, tutto a destra. No, 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 no! James! 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 Ma... Bevi. Di qua. Ok, no, non c'è... vaffanculo! Devo capire dove cazzo sono... Vai, via, veloce. Veloce, ok, ragazzi. Ce l'ho fatto. No, non c'era lui, ragazzi. C'erano sotto i mostri quelli sotto alla... alla grotta. Ok, ragazzi. Perfetto, sentivo i passi ma non c'era, meno male. Ok, ragazzi, ce l'ho fatta, abbiate pazienza. Ci ho messo purtroppo 7 minuti. Quindi, pazienza, dai. Però, autosalvataggio ce l'abbiamo fatta. La fregatura, ragazzi, che dovevo tornare indietro da dove ho preso i cavi. Ma no, siamo stati fregati per quello. Pensavo di potermela accorciare, invece no. Ok, ragazzi, rieccoci qua. Allora, qua è chiuso, quindi... Sempre più giù, giustamente. Via. Bene. Ora dove siamo? Ok. Ah, perfetto. E l'altro labirinto l'abbiamo finito. Perfetto, ragazzi, dai. Va bene. Vediamo un po' se la parete è strana. È successo qualcosa nel frattempo? Da rumore direi di no. Ok, allora facciamo... Ah, mi sembra... Ho detto, magari si sta aprendo sempre di più, invece no. Ragazzi, direi di aprirci di nuovo un altro percorso e, salvare e salutarci. No, era giusto. Ok, ragazzi. Direi che questo è un altro percorso nuovo, sì. Va bene, ragazzi, dai, salviamo. E ci vediamo al prossimo episodio. Mamma mia, ragazzi, allucinante. Allucinante. Bello, 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 bello davvero, comunque. Spero che vi stia piacendo come sta piacendo a me e alla mia ragazza. Quindi, mi raccomando... Iscrivetevi, condividete, fate tutto quello che potete per supportare il canale e noi ci vediamo qua. Purtroppo stesso posto, stessa storia e stesso labirinto probabilmente. Dall'angolo del rosso nero è tutto. Ci vediamo alla prossima con un nuovo episodio di Silent Hill. Bella!